Questa che vedete di fronte a voi è l'isola di Otonì. Colazione super velocissima con un caffè. Vi svelerò tutte le tariffe, tutti i prezzi che andremo a spendere. È stato di 45 euro. Questa è la nostra umile imbarcazione. Buongiorno ragazzi, iniziamo una nuova avventura. Siamo in agosto, questo è il carrello, siamo nel porto di Leuca. Iniziamo a caricare qualcosa della nostra gambusa. Partiremo domani mattina all'alba, quindi rimanete connessi, ci sarà tanto da vedere, tanto da ammirare ed apprezzare. Ci saranno bei piatti succulenti e tante destinazioni che ancora non conosciamo. Non abbiamo ancora tracciato i vari waypoint, le varie destinazioni che andremo a toccare in Grecia. Abbiamo le taniche del gasolio, il tender piegato, il piccolo motore del tender, un po' di amaro Jefferson, un po' di gin mare. Buongiorno ragazzi, ore 6 in punto. Abbiamo salpato dal porto di Santa Maria di Leuca. Colazione super velocissima con un caffè, un po' di brioche e confettura ai fichi, fichi salentini. Allora ragazzi, ci siamo quasi, siamo partiti questa mattina. Alle 6, questa che vedete di fronte a voi in questo momento è l'isola di Otonì, l'isola più vicina alle nostre coste italiane e pugliesi. Mancano poco più di 2 miglia, quindi attraccheremo al nostro solito posto nella baia di Calypso, che è quella che vedete lì. È una piccola baietta con una sabbietta abbastanza chiara, un fondale spettacolare, dei colori veramente unici. Una traversata abbastanza semplice. Navigazione molto tranquilla, abbiamo installato a grande vela il Gozziro, 90 metri quadrati di superficie velica. Rimanete connessi, continuate a guardare il video, ci sarà tanto tanto da vedere. Allora ragazzi, prima abbiamo fatto la sosta all'isola di Otonì, nella parte dietro che adesso non si vede, ci siamo fermati in rada, abbiamo cucinato, fatto una breve pausa di riflessione e adesso abbiamo lasciato l'isola di Otonì e stiamo andando in direzione Ericussa o comunque in italiano Merlera, l'isola di Merlera che è quella che vedete lì alle mie spalle, isola che abbiamo avuto modo di visitare più volte, è piccolina, c'è una bella spiaggia, un bel porto che hanno rifatto negli ultimi, e quindi pensiamo di trascorrere lì la notte. E qualcuno di voi mi ha chiesto le spese che si sopportano in questo viaggio, quindi proverò a indicarvi sia in descrizione, quindi a fine del video, alcune delle spese. Comunque stiamo facendo un diario di bordo con tutte le spese di gambusa, spese di gasolio e le eventuali soste in porti, perché ci sono porti o posti dove andiamo a ormeggiarci in maniera gratuita, del tutto gratuita, e porti invece dove si paga appunto per stare la notte. Molto spesso quando si paga, i costi in genere sono intorno ai 30 euro, 30-35 per la notte, e ti danno il servizio acqua, servizio elettrico e a volte anche il wifi se dovesse servirvi. Niente, continuate a guardare il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete qualsiasi informazione scrivetela nei commenti. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Quell'isola che vedete sullo sfondo è l'isola di Matraki, fa sempre parte dell'arcipelago vicino all'isola di Corfù, nella parte nord, quindi abbiamo Matraki, isola di Otonì e Merlera, sono queste tre isolette che si trovano a nord dell'isola grande di Corfù, nonché Kerkera. Allora ragazzi, siamo appena arrivati all'isola di Merlera, abbiamo sistemato l'imbarcazione proprio qui,
ci hanno dato questa postazione. Da qui si percorre appunto tutto il molo, lì in fondo ci sono i bagni che sono poi compresi nel pernotto che faremo qui nel porto. Lì c'è la casetta rossa, è l'ufficio portuale. Se non erro costa 40 euro per una notte con servizio acqua, wifi, corrente e servizi appunto igienici con doccia. Da una parte c'è la spiaggetta. Salata greca, pane greco, qui abbiamo la Mitos, abbiamo il capitano. Allora ragazzi, abbiamo appena lasciato l'isola di Perlera, che è questa che vedete alle mie spalle. La direzione attuale è Cassiopi, ma soltanto di passaggio, perché pensiamo di andare a fermarci nel porto di Corfù, sotto il castello, al porto vecchio, perché c'è il porto quello più grande, Gubbia, che fa riferimento appunto. Quindi andremo al porto piccolino. Difficilmente troveremo spazio per ormeggiare la nostra barca, però ci proviamo lo stesso. Quindi il costo per una notte qui dell'ormeggio è stato di 45 euro. Acqua, luce illimitata, wifi che non abbiamo preso, aiuto all'ormeggio e niente. Poi ci sono i servizi igienici. Lasciamoli perdere un pochino perché andrebbero ristrutturati. Coste albanesi sul lato nostro sinistro, lì di fronte c'è la testa nord dell'isola di Corfù, lì abbiamo l'isola di Matraki e lì dietro abbiamo Otoni, che è dove stavamo ieri. Questa è la nostra umile imbarcazione. Abbiamo riempito i serbatoi d'acqua, fatto un breve lavaggio, in questo momento a motore, quindi vele chiuse. Mare abbastanza calmo, c'è un po' di foschia, anzi tanta foschia. Abbiamo fatto colazione e tra poco mangeremo la nostra frisa salentina, giusto per stabilizzare un po' i cuori. Arrivati nel porto di Gubbia, che fa riferimento a Corfù. Adesso stiamo andando all'ufficio marittimo per chiedere il costo per ormeggiare una notte. Abbiamo già collegato l'acqua e la corrente. Abbiamo ormeggiato qui tantissimi anni fa, se non ricordo male era il 2013, quindi da tanto tempo che non venivamo più qui in questo porto. E niente. A dopo. Allora, ragazzi, sta facendo un caldo bestiale. C'è un pochettino di venticello che ci sta aiutando in questo percorso. Quindi abbiamo ormeggiato la barca qui. Stiamo andando all'ufficio marittimo per vedere qual è il costo per soggiornare una notte. Rimanete connessi che pian piano vi svelerò tutte le tariffe, tutti i prezzi che andremo a spendere in questa breve vacanza. Comunque lo scriverò anche nella descrizione. Cerco di prendere nota anche dei vari ristoranti. Pranzo abbiamo fatto in barca a tema frutta con melone, pesca e solo acqua. Alle 9 invece abbiamo fatto una breve colazione con la frisa salentina, tonno e peperoncino. Allora ragazzi, abbiamo appena fatto il ticket qui al porto di Gubbia. Siamo appena usciti, abbiamo fatto tutta la documentazione di routine. Abbiamo dato la documentazione della barca, quindi i nostri documenti, per una notte qui nel porto di Gubbia, appunto fa riferimento a Corfù, costa 123 euro. Come servizi c'è, vabbè, acqua illimitata, corrente illimitata, come quasi in tutti i porti, e c'è la possibilità di usufruire di una piscina. Non è che ne abbiamo bisogno, però visto che sta facendo questo caldo bestiale, ne approfittiamo, quindi andiamo a vedere la piscina. 123 euro, one night. Allora, questa dovrebbe essere pool, quindi la piscina con un bar. Per fortuna non c'è musica e c'è una piscina che sembra essere molto per bimbi e famiglia. Qui ci sono i servizi, quindi i bagni.
ci sono molti molti bambini. Vabbè, cercheremo di rinfrescarci un attimino, però andiamo a prendere prima una bibita fresca qui al bar. Ragazzi, abbiamo preso 4 gelati, non li abbiamo ancora assaggiati, quindi 4 gelati di frutta e una bottiglia d'acqua, 18 euro. Ragazzi, questa è la nostra mitica brace elettrica con ventola USB collegata al nostro nuovo power bank. Vi lascio il link in descrizione. Qui abbiamo un bellissimo tramonto, siamo sempre a Gubbio. Per la nostra cena di questa sera in barca abbiamo un bel leone de Castris, abbiamo avuto modo già di gustarlo altre volte, è di nostro gradimento e lo gusteremo anche questa sera.